Siamo un'azienda nata nel 1963 a livello artigianale, con grande entusiasmo, ci siamo sviluppati velocemente. Nel 1990 abbiamo creato il marchio Desalto, Desalto che significa design, che significa una grande passione nella ricerca, nella bellezza degli articoli, contatti quindi con questo mondo stupendo che ci ha portato a conoscere personaggi famosi italiani e importanti per tutto il resto del mondo e che ci ha portato a essere quello che siamo adesso, una ditta di design ben conosciuta a tutti i livelli. Abbiamo presentato tre tavoli. Uno lo posso definire un tavolo scultura e tuttavia non invasivo nell'essere inserito in un arredamento. Un secondo un tavolo tecnologico perché è allungabile con un piano in ceramica, con un meccanismo innovativo che rappresenta perfettamente il nostro know-how. Un terzo tavolo che è un restyling di un vecchio tavolo del 93 che continua a mantenere la sua importanza avendo un inserimento di cassetti strutturali. Il tavolo clay che stiamo presentando quest'anno del designer Mark Rusing mi fa venire in mente il film Time Machine, perché ha la forma di una clessidra. La prima impressione che hai è quella di un tavolo scultura, che però non è solo una scultura, ma è un tavolo a tutti gli effetti, non invasivo, estremamente piacevole, estremamente interessante, innovativo per la finitura. Il tavolo Icaro mi fa tornare alla mente la mia Toscana e il tavolo che c'era nella cucina di mia nonna in campagna, un tavolo che ha un cassetto dentro il quale puoi mettere la tovaglia, le posate, quello che vuoi e che mi fa pensare a un momento di relax davanti a un bicchiere di buon Chianti. Il tavolo skin mi fa pensare all'alluminio, all'estrusione di alluminio di una forma stupenda, spettacolare, inusuale delle gambe, della struttura di questo tavolo che in più ha il meccanismo di allungo che ricorda e fa ricordare a tutti il know-how della nostra azienda. Un prodotto Desalto può essere inserito in qualsiasi tipo di arredamento, da quello più classico a quello più moderno. Ha un carattere suo che viene riconosciuto subito perché è minimalista ma non è insignificante e soprattutto non è solo un pezzo di museo, un pezzo bello di design, ma qualcosa che può essere usato tutti i giorni.